Hear the worshiper where's all of my praise I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God here we go Scriviamo le scritture in Epistola. Primo Giovanni, leggiamo al capitolo 3. Primo Giovanni, Prima Epistola a Giovanni. Gloria a Dio. Amen. State bene? Amen. Leggiamo. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati e in lui non vi è peccato. Andiamo a leggere versetto 15, anzi 14, scusate. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Andiamo a leggere adesso nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Vangelo di San Giovanni al capitolo 17. Leggeremo il versetto 6. Giovanni capitolo 17 versetto 6, io ho manifestato il tuo nome, questo è Gesù che parla e sta parlando con suo Padre, il Padre Celeste, io ho manifestato il tuo nome agli uomini, agli uomini che tu mi hai dato. Da dove venivano questi uomini? La Scrittura dice, dal mondo. Le prossime parole erano tuoi mentre erano nel mondo. Erano di Suo padre. Erano tuoi mentre erano nel mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola. Scendiamo sotto al versetto. 18: Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo e per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità. Or io non prego solo per questi, cioè per i suoi dodici discepoli, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola cioè noi, affinché siano tutti uno come tuo padre, sei in me e io in te, sia, siano anch'essi uno in noi affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Rileggo affinché loro siano uno come il padre e il figlio sono uno. Ripeto, che noi fratelli dobbiamo essere uno nella stessa maniera come il padre e il figlio sono uno. Lo ripeto. Noi dobbiamo essere... Uno esattamente come il, il padre e il figlio sono uno, vado oltre. Io sono in loro e tu in me, affinché siano diciamo insieme perfetti nell'unità. Perché il Padre e il Figlio sono perfetti nell'unità. Dio lo esige anche da noi. Essere come? Perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Sapevi che Dio ti ama tanto quanto ama Suo Figlio. Sai che Dio ti ama esattamente tanto quanto ama suo figlio. Padre, io voglio che dove sono io, siano con me, io colo, con, sono con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Spesso leggiamo la parola in fretta e non ci rendiamo nemmeno conto di ciò che lo Spirito ci sta comunicando. E forse quando siamo di premura, in fretta, leggiamo la scrittura, forse è perché... Forse non vogliamo essere messi a confronto o non vogliamo rispecchiare la nostra vita nella parola di Dio o vedere noi stessi in essa, come abbiamo letto in primo Giovanni. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. Quanti noi ci riteniamo figli di Dio? E siamo figli a parole? infatti è verità Gesù stabilisce qualcosa nella sua preghiera e la sua preghiera quanti voi credete che le preghiere di Gesù sono tutte esaudite eh, ma sa, eh, eh, questo è importante sottolineare esaudite come Dio non prenderà mai nella mia volontà, nella tua volontà, non la prenderà mai per violarla. Non farà mai violenza a nessuno, ma creerà circostanze nella nostra vita che ci faranno rendere conto quanto sia importante amare. Senza amore non c'è unità. L'obiettivo di Dio è di perfezionarci nell'amore, nello stesso amore, cioè renderci simili a Lui in quanto Gesù si rapportava con il Padre con un perfetto amore e Gesù dichiara, e la sua preghiera, Padre, è che loro si amino con lo stesso amore con il quale noi ci amiamo. Che ci sia lo stesso rispetto, che ci, stes ci sia lo stesso amore, lo stesso vincolo che noi abbiamo, che io e te Padre godiamo, che la godono loro l'uno con l'altro. La Chiesa continua ad essere frammentata e non sto solo parlando tra i credenti stessi, dentro le comunità ma continua ad esserlo tra le chiese. La preghiera di Gesù è che, che ci sia una sola sposa, infatti c'è una sola chiesa, c'è una sola sposa, ci deve essere una sola comunione perché c'è una sola fede, c'è un solo battesimo, c'è un solo Dio e c'è un solo Cristo, c'è un solo Salvatore, c'è un solo Signore. Immagina quanto sia arduo il compito di Dio lavorare con tutte queste destre. Alleluia. Immagina quanto sia arduo il compito di Dio portare i fedeli a vedere quanto sia importante dare dimostrazione di qualcosa che si predica, qualcosa che si crede. Sì Padre, io lo so, e loro hanno conosciuto me e perché hanno conosciuto, conosciuto me, conoscono anche te, perché chi ha visto me ha visto il Padre, poiché io sono l'esatta rappresentanza di te in questa terra, quindi chi conosce me conosce te e chi segue me segue te. Noi, io e te siamo uno Padre. e noi tutti facciamo parte de dello stesso corpo. Questi fratelli <ride> membri che lottano l'uno l'altro non hanno capito nemmeno Cosa significa l'amore di Dio? Fanno violenza al Cristo che amano, fanno violenza al corpo di Cristo che dicono di servire, fanno violenza all'unicerito Figlio di Dio che ha sacrificato la sua vita per tutti noi. Vedete quale amore il Padre ha profuso? Non lo so se lo vedo Gesù, ma aiutami a vedere. Gesù aiutami a vedere cosa fai, come fai. Oh quanto siamo pronti a puntare il dito, quanto siamo pronti a incriminare gli altri e giudicare gli altri. Non sto parlando solo tra di noi, fratelli in generale, puntare il dito da chiesa a chiesa, da comunità a comunità, mentre il Signore cerca di amalgamare, di portare insieme. C'è una resistenza. qualche modo Satana ha seminato il pensiero che le chiese devono essere divise e il popolo di Dio ha accettato questa divisione. Quante volte sento questo, questo, questa parola, ora ad ogni filo da toccere, noi non siamo ecumenici, la parola ecumenico. Sai cosa vuol dire ecumenico? Ecumenismo. è portare le Chiese insieme. Quanti di voi siete convinti che nella, nell'opera di Dio, ascoltatemi. Nell'opera di Dio. Quanti voi credete che nell'opera di Dio ci deve essere separazione? Sì o no? Potete dire anche Amen se ci deve essere comunione l'uno con l'altro. Ok. Alcuni ci credono. Amen. Parlo solo a voi, agli altri parlerò in altri modi. Alleluia. Sentivo il peso di questa realtà. Vi racconto delle cose che sono avvenute nella mia vita. Uh, voglio dirvi pure che quell'orologio dice 10 e 20. Quindi, parlare <ride> a menzione <ride> ancora c'ho le e 40. Non ti preoccupare, non affrettarti fuori perché saranno solo le 11, ti assicuro. Eh, quando il Signore mi chiamò a predicare, predicare nella, in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti, eh, una delle domeniche c'erano in, intorno a 250 donne radunate in questo, questo locale. Mi facevano entrare, mi portavano lì davanti e io cominciavo a predicare. Ma mentre una di queste domeniche, mentre ero seduto, eh, ho sentito due donne, due o tre donne che parlavano tra di loro. E una delle donne disse all'altra, sì, lui è un diagono della Chiesa Cattolica. Io ascoltai. E un altro ancora disse, dice, no, 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 dice lui, viene da una chiesa battista. E io continuavo ad ascoltare. Un altro ancora disse, dice, no, 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 dice lui, è pentecostale. un'altra E dicevano, è come se facevano l'elenco, la lista di tutte le denominazioni. Mi venne così spontaneo ed è stata la mia liberazione, oppure la rivelazione di quanto io sia stato liberato. Io, pentecostale dei pentecostali, di stirpe pentecostale, nascita, origine, radici profonde, pentecostale, e tutto ad un tratto mi trovai a dire questa, a queste donne: Ma tu che sei?. Lei mi disse: dice, Io sono battista, e gli ho detto pure io sono battista. Un altro dice: Io sono cattolica, io ci ho detto: Furioso, sono cattolico. Un altro dice: Sono metodista, io ci ho detto: Furioso, sono metodista. Io ma alla fine chi sei? Sono un figliolo di Dio. Una denominazione, che sarebbe una demonizzazione, secondo me, l'intento dell'uomo è sempre di distruggere e dividere, ma Gesù è lo Spirito Santo. Su, su questa terra lavorano per amalgamare, per unire. I battisti, i miei cari fratelli battisti, eh, per molto tempo non credevano nel battesimo dello Spirito Santo. Anzi, ritenevano che se una persona non fosse battezzata in acqua non erano nemmeno salvati. Ma sono i miei fratelli. Per quale motivo sono i miei fratelli? Sono i miei fratelli perché hanno capito che Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi e chiunque crede nel suo nome, diciamo insieme, chiunque crede nel suo nome sarà salvato. Alleluia. I battisti, i battisti hanno sempre avuto difficoltà a spiegarmi perché... Il ladrone che era accanto a Gesù se ne andasse in paradiso con Gesù senza essere battezzato. Cercavano di evitare questa domanda. Fratelli, noi viviamo in tempi quando Satana con più accanimento desidera distruggere, eh, dividere. Eh, Creare divisioni e scissioni nel corpo di Cristo. Alleluia. Una signora nel nostro palazzino, eh, noi abitiamo al quinto piano, questa signora la vedevo ogni tanto, die dieci anni, sono dieci anni che viviamo là. Eh, ogni qualvolta che ci vediamo, buongiorno signora, come sta? Se, se, se lei sta... Portando delle, della spesa, io mi ritrovo ad entrare, l'aiuto con la spesa, portare acqua e così via. La porto fino, eh, fino davanti alla sua porta per essergli di aiuto. Un giorno, per qualche motivo, pensava che, oh, che si fosse rotto un, un tubo nell'edificio nell che le scendeva eh, acqua sotto al primo piano, non so come mai viene al quinto piano. Però, spuntavo quinto piano, eh, bussa alla porta: signora, come sta? Ah, no bene, io eh, mi parla di questo problema che è sotto. Poi, alla fine, mi dice queste parole e dice: Eh, eh signor Candavò, ma. Io vado alla chiesa di San Gabriele, quanti sanno dove è la chiesa di San Gabriele? Io vado nella chiesa di San Gabriele, ma dice tanti ancora credono, credono che Maria salva, ma che ne so che tu che hai in testa. Io so che se non abbiamo Gesù Cristo e non abbiamo lo Spirito Santo, Maria non può fare niente. Ed è cattolica. Allora io ho fatto, se sarebbe un atto di ecum ecumenico, associarmi o considerare questa mia sorella. È mia sorella. Chissà quanti fratelli e quante sorelle abbiamo nelle chiese cattoliche. Un carissimo amico mio di Westerly negli Stati Uniti era un diacono, un diagono nella Chiesa Cattolica. E nel mio miei modi e modi di pensare, pentecostale, un giorno gli disse: Ma perché non te ne vai dalla Chiesa Cattolica? Sa che cosa mi rispose? E dice: E chi li dirigerà verso Cristo? Quindi rimane nella Chiesa Cattolica come un cattolico diacono meraviglioso come un impostore un credente in Gesù Cristo con Papa Gillen nei nostri viaggi siamo stati in, in Manila e c'era una conferenza circa 5.000 persone in questa conferenza e ci siamo trovati insieme all'arcivescovo l'arcivescovo delle de, 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 de Filippine umiscia i paramenti tu, tutto ma quando cominciavo a predicare di Gesù Cristo manabuma ho detto tu sei un impostore dice se dice, se io mollassi tutti questi questi cattolici perché l'80% delle Filippine è cattolico. E lui ha l'80% della popolazione, ce l'ha in mano. Ma fa incontri, campagne, campagne per la guarigione, per la liberazione, scacciare demoni, portare eh, miracoli, segni e prodigini. Suoi... Però tutti, veramente. Cioè, oh, per dire la verità si era convettito sai saluare sta, questa cosa Ascoltate. c'è un grande uomo di Dio che conosco amico mio Mark Cirona aveva un indossava questi sono tutti i pentecostali i nostri cari fratelli che io amo in verità però voglio puntualizzare qualcosa per questo ne sto parlando um, un fratello pentecostale andò da lui e gli disse sai, se ti togli questo grande braccialetto d'oro predicheresti meglio. Su so, Addao ci disse fratello, l'ultima volta che qualcuno si è tolto l'oro ne hanno fatto un vitello d'oro. Quindi io mi sopra e non ci togliei a <ride> Alleluia. Ma vedete a che punto arriva l'ignoranza? Quando Paolo stava cercando di parlare della grazia di Dio, nelle sinagoghe, arriva a un certo punto e dice nelle sinagoghe, dice, siccome voi ritenete di non essere degni di questa grazia, io prenderò questo Vangelo. E lo porterò ai gentili, ma non più a voi. Fratelli, se noi escludiamo quelli di fuori, pensando che non fossero di Dio, Gesù ci ha detto che quelli del mondo erano suoi. Quelli che tu ridinevi fuori dalla grazia di Dio. Erano ancora nelle mani del padre. E il padre stava dicendo, che cosa stai dicendo? Non sai che questi di fuori sono miei. Stiamo cominciando a capire qualcosa. Quale grande amore il padre ha profuso. Ma quanto è grande questo amore? All'originale sono andato a vedere che cosa significa profuso. Profuso significa con abbondanza, ricchissimamente. Tutte queste, tutte queste, eh, queste parole eccessivamente. Quando il Signore mette l'amore suo su di noi, non ce lo dà a stento, ma che cosa fa? Lo, dà a, lo mette su di noi affinché gli altri possano vedere che ci sia qualcosa. Senza me lo studiano. C'è qualcosa di originale in quel fratello in quella sorella. C'è qualcosa di genuino in quel fratello, in quella sorella. Guarda gli altri e non sospetta il male. Guarda gli altri e vede solo il bene. Guarda gli altri e vede Dio. Guarda nei loro occhi e vede Gesù. Guarda le loro azioni e l'opera della redenzione esce come un fiume da lui per coprire il male degli altri e accettare il bene, anche se poco accettano ugualmente. Abbiamo letto primo Giovanni. Parla del peccato. Un passo, se leggeremo ancora più avanti, dice chi pecca non è da Dio. Perché chiunque è nato da Dio non pecca. Fratelli, ci sono errori che commettiamo, ma il punto, di, il punto che faceva Giovanni, allora lo vedremo in Giovanni capitolo 16, parlava del peccato. Non i peccati. Il peccato. Giovanni capitolo 16. Leggeremo dal versetto 8. E quando sarà venuto? Chi? Sta parlando dello Spirito Santo. Gesù sta dicendo, e quando sarà venuto? Diciamo insieme, e quando sarà venuto? Cosa farà? Convincerà chi? Convincerà il mondo? Non, non, non sto parlando solo di chiese, ma convincerà chi? Il mondo. Significa che la sua opera è di convincere il mondo, cioè in maniera globale raggiungere... Tutte le anime, se sono in chiesa o sono fuori dalla chiesa, non importa, ma il suo compito è quello di fare che cosa? Di convincere il mondo di che cosa? Di peccato, di giustizia e di giudizio. Ok, leggiamo il prossimo versetto, dice di peccato? Di peccato? Perché? Qual è il peccato? Non credere che Gesù sia il figlio di Dio. Noi vorremmo che il Signore compunge o convince di peccato, che lo Spirito Santo sia fuori a convincere di peccato per chi commettono adulcerio, per chi sono un bruggione, perché fanno questo e fanno quell'altra cosa. La cosa principale è che non credono nel figlio di Dio. E Dio sa aggiustare giustare questa cosa. Purtroppo dico che noi commettiamo lo stesso errore. Perché giudichiamo quelli di fuori, perché commettono, per chi fanno, per chi non fanno, li giudichiamo per quella cosa, ma lo Spirito Santo non è per convincerli di quelle cose, ma è per convincerli che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Cosa ci accomuna? Gesù Cristo. Siamo uno con tutti quelli che credono che Gesù è il figlio di Dio e che è venuto per salvare la loro vita. Il mondo ha creato denominazioni, etichette. Tu sei, tu sei come abbiamo come anche Paolo dovuto scrivere a Corinto, alcuni dicono io sono di Cefa, io sono di, di, di Apollo, io sono di Paolo. Dice! Oh! Siamo tutti di Gesù Cristo. La divisione e le chiese sparpagliate perché come, come, per come sono adesso, e voglio darvi la definizione: ecumenismo. L'opera ecumenica è quella di portare tutte le chiese che credono nel Signore Gesù insieme. Non confondiamo l'egumenismo con il sincretismo. Il sincretismo è nel prendere varie religioni e portarli insieme. Come c'è un movimento chiamato Chrislam, che è la fusione dei cristiani insieme ai musulmani. Non hanno niente in comune, quello è sincretismo il sincretismo è pure quando i testimoni di Giova si pensa che siano figlioli di Dio non lo sono perché non credono che Gesù era è, e sarà sempre Dio non ci credono credono che lui ha meritato di essere figlio di Dio non ha meritato è stato è, e sarà per sempre Dio è venuto in carne, ma sempre Dio, unire o unirci ai testimoni di Giova quello è sincretismo. Ma l'unione che ci potrebbe essere tra noi, i nostri fratelli pentecostali, e i nostri fratelli battisti, i nostri fratelli Metodisti, quello è ecumenismo ascoltate vi faccio questa differenza io provengo da un'altra realtà negli Stati Uniti la Chiesa Cattolica è divisa vi spiego il perché perché c'è la Chiesa Cattolica Romana e c'è la Chiesa Cattolica la Chiesa Cattolica nelle loro nei loro raduni nelle loro, nei loro locali nelle loro chiese tra virgolette dove si radunano non ci sono statue la si adora esattamente come adoriamo noi sono carismatici, credono nel movimento dello Spirito Santo, fanno, svolgono un servizio esattamente come lo svolgiamo noi. E sono i nostri fratelli cattolici. Alleluia. Tu che mi dava filo da togliere, sempre nell'amore. Il sistema, ascoltatemi, il sistema di questo mondo ha influenzato, anzi il sistema religioso di questo mondo ha influenzato la Chiesa a credere in modo carnale, a credere... Mi viene un, un passo in mente dove dice, separatevi. Quando la Scrittura dice... Separatevi, noi diciamo ci dobbiamo separare dal mondo, quanti credi ci dobbiamo? Dobbiamo separare dal mondo. E perché Gesù mangiava e beveva con gli ubriaconi? Perché era sempre in mezzo ai peccatori? E fu accusato pure di questo. Allora Gesù era in violazione, in disobbedienza alla parola di Dio. No. Alleluia. Ascoltatemi fratelli, vi parlo col cuore in mano. Se noi non amiamo il nostro prossimo come noi stessi, non possiamo essere uniti. Noi desideriamo nella nostra città che le chiese siano unite. Quante vogliono che le chiese siano unite nella nostra città? Con una predicazione di questo genere. Non è lontano, non sai, ma non mi tirerò mai indietro di dire la verità, ed io continuerò ad amarli perché sono i miei fratelli. Noi qui lottiamo questo quasi come uno spirito settario, uno spirito che vuol dividere mentre l'amore di Cristo vuole unire. Noi desideriamo l'unità, desideriamo che la Chiesa sia unita e purtroppo troviamo ogni uvelo, i pantaloni, i scappi, i cosetti, a, Roma, a un aroma, un succo e poi queste tutte sono le cose che riguardano le donne, di mascolo non si dice niente. Ecco, ci vuole zero. Devo velocizzare. Luca capitolo 9. Luca capitolo 9. Alleluia. Dio desidera unità e amore. Diciamo insieme unità e amore. Alleluia. L'amore produce unità, la mancanza di amore produce divisione. Come possiamo essere noi uniti amandoci l'un l'altro? Abbandonando il pettegolezzo, abbandonando il pregiudizio. I giudissi, i dadissi, i dafici, i difficili. Ma che stiamo picceri, per favore. Tempo di crescere, c'è la persona accanto, è tempo di crescere. Ok, capitolo 9, leggiamo dal versetto. Appena ho visto, lo 49. 49 di Giorgio Vanni prese la parola. E disse, Maestro, noi abbiamo visto uno che schiacciava i demoni, scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo proibito perché non ti segue con noi. Glielo abbiamo proibito perché non ti segue con noi. E Gesù gli disse, non glielo proibire, proibite, perché chi non è contro di noi è per noi. Aspetta che lo, lo dico di nuovo. E non glielo proibite, perché chi non è contro di noi è per noi. Ugapemmo. Dice, ora avvenne, versetto 51, mi pare ora avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui doveva essere ricevuto in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme. E mandò dei messaggeri davanti a sé ed essi partiti entrarono in un villaggio dei samaritani per preparargli un alloggio. Ma quelli del villaggio. Non lo vollero ricevero, ricevere perché egli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. E visto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo, la, la, diciamo che, seco, che scenda scusate, fuoco dal cielo e li consumi, come fece anche Elia? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò, dicendo, voi non sapete di quale spirito siete poiché il figliol dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini ma per salvarli poi andarono in un altro villaggio il pregiudizio il pregiudizio ci porta sempre a volerci vendicare, vendicare porta alla vendetta hm, hanno queste cose ma dovete vedere io e forse Giovanni e Giacomo che ne dai più spirituali si accostarono a Gesù e da ora ne dice sì sicuro Gesù eh, dobbiamo chiamare fuoco dal cielo e consumarli esattamente come ha fatto Elia. E come non vorremmo fare la stessa cosa anche noi. Ma Gesù dice, voi non sapete di che spirito siete. Ognuno esamini il proprio spirito affinché non ci sia nemmeno un iota dentro di noi che abbia desiderio di vendicarsi o far vendetta. Chiudo con questo. Noi crediamo nell'opera di Dio nella, nella città di Messina. Desideriamo che le chiese siano unite, ma fino a quando ci sarà il pregiudizio e fino a quando ci sarà un, una... una eh, uh, ci si pensa essere più alti, più importanti, quando ci si pensa di avere la... Eh, come dire conoscere meglio degli altri, sapere più degli altri. Non facciamo altro che renderci a fare di noi stessi dei giudici al posto di Dio. Quale amore il Padre ha profuso su di noi? Esaminati e vedi veramente quanto amore è stato profuso su di te. Quanto amore hai? Chiede alla persona a casa: Quanto amore hai? Hai tu abbastanza amore? Di non guardare e cercare il male. Ascoltatemi: di non cercare il male e andare a scoprire, a scovare il male negli altri. Invece di andare a cercare il bene e amarli esattamente dove si trovano. Invece, cerchiamo il male negli altri. I te fanno così, noi in sta maniera, noi siamo meglio degli altri. Ascoltatemi fratelli, sai quando saremo i migliori? Quando impareremo a lavare i piedi dei nostri fratelli? Alziamoci in piedi. Gesù disse, chi è mio fratello? Chi è mia sorella? E chi è mia madre? Chi è mio padre? Se non coloro che fanno la volontà del Padre mio. Fare la volontà di Dio non significa venire in chiesa. Nel mondo ci sono salvati e perduti: non c'è né cattolico né evangelico né pentecostale. Non c'è nessuna denominazione. L'uomo se le è create queste cose. E non noi non ringraziamo il Signore perché Gesù è venuto per fare che cosa? Per salvare il peccatore. Perché lo Spirito Santo, il Consolatore, è stato mandato. È stato mandato per convincere di peccato. Per rivelare che Gesù era il Cristo. Questa è la cosa che ci accomuna, un unico sacrificio. Padre, Padre meraviglioso, Signore liberaci, liberaci da uno spirito settario. Vogliamo essere perfezionati nel tuo amore, vogliamo amare l'uno l'altro, vogliamo amare le altre comunità, vogliamo amare i nostri fratelli e le nostre sorelle come Gesù ama il Padre, come il Padre ama il Figlio. Signore, sviluppa dentro tutti noi questo grande amore. Perfeziona in tutti noi, o rendi perfetto in tutti noi, un amore genuino e un amore sincero per te e per il tuo corpo. Nel nome di Gesù benedici il tuo popolo, ora e sempre. Amen.